come Pierluigi Zanchi, guarda comunque con occhi positivi al 40% dei sì ottenuti. Allora, se chi ha votato di sì sarà coerente negli acquisti, sicuramente ci sarà un aumento di richiesta, di conseguenza le aziende saranno chiamate a produrre in tal senso. Ed è proprio in tal senso che appunto il comune, il municipio di Locarno martedì scorso ha deciso di sostenere tutte quelle aziende, tutti quegli artigiani che decidono di fare questo percorso di transizione verso la certificazione bio, utilizzando i soldi provenienti dai ristorni sulle tasse del CO2 che attualmente riceviamo sulla massa salariale. E non tutti hanno paura dei prezzi più alti. Durante la pandemia, ad esempio, il consumo di prodotti bio e locali è aumentato. La Svizzera è il paese in cui percentualmente rispetto alle paghe che prendiamo i cittadini pagano di meno quello che mangiano. Siamo più o meno attorno al 7-8%. I miei genitori e mia nonna spendevano tra il 20 e il 25% del proprio salario per mangiare. Dunque anche in questo caso dovremmo renderci conto cos'è fondamentale per la nostra vita. Cioè se un telefonino nuovo cambiato ogni 6 mesi o se investire magari in prodotti che